I bulli online sono dei perdenti, non sono più forti di voi e non sono più fighi. Sono persone marce e sofferenti, è l'unico modo che conoscono per trovare un minimo di serenità interiore e autostima è quello di cercare di farvi sentire miserabili, tanto quanto si sentono loro. Vi odiano perché sono gelosi di voi. Vi odiano perché odiare è facile, essere originali e diversi richiede intelligenza. Nell'odiare voi in realtà odiano loro stessi. Probabilmente ora starete pensando che non è così, perché nessuno può essere geloso di me. Io non valgo niente, lo so, perché anche io penso questo di me. Pensavo di non avere nulla da dare, sapete come li ho sconfitti? Con un sorriso, la miglior vendetta è essere felici. Non c'è niente che un bullo odia di più che vedere qualcuno godersi la propria vita. Sorridete, perché se la vostra sofferenza sono dei commenti su Facebook o YouTube, la loro punizione è la vita che fanno ogni giorno. Non essere vittima di bullismo in silenzio. Non permettere che facciano di te una vittima. Non accettare la definizione di nessuno sulla tua vita. Definisci te stesso. Se non ci sono eroi per salvarti, allora sii tu l'eroe. Allora, io ho conosciuto mia moglie il giorno 16 giugno 2017 e subito mi parlò di questi personaggi che gli facevano bullismo, quindi conosco benissimo la situazione, vi parlo perché ci sono dentro anch'io e vi posso assicurare che è una persona genuina, ha un'anima pulita, fa del male a nessuno, è una persona veramente che dal cuore, dall'anima, aiuta, pensa prima agli altri, poi pensa a se stessa. Ha sbagliato una volta a dire una bugia sul suo ex, ma dalla persona grande che è, ha dimostrato, ha chiesto scusa. E non è facile chiedere scusa quando si sbaglia, ma sbagliare è umano, quindi ha avuto un coraggio da leoni a chiedere scusa. Quindi adesso diciamo una volta per tutte, stop al bullismo, basta bulli, ne abbiamo troppi, basta, basta e basta. Che il bullo è la persona più piccola e più debole, che si difende in mezzo a un branco di bulli. Se anche tu sei vittima di bullismo, non restare in silenzio e fatti aiutare. Stop al bullismo. Amore mio, questa lotta la vinceremo insieme, perché io sono al tuo fianco. Ti amo da morire, vita mia. Dai Chiara, tu sei forte, non ti abbattere, abbattili. Stop al bullismo. Ciao, sono Nick del canale Duca Von P e sto con Chiara, ma sto con Chiara tanto! Perché sto con Chiara, dice? Sto con Chiara perché Chiara è una ragazza simpatica, divertente, a cui mi sono affezionato un sacco, video dopo video, nei quali video lei parla di se stessa, della sua vita, delle cose belle, delle cose brutte che le sono capitate, con grande semplicità, in modo chiaro, in modo diretto, in modo onesto. E l'onestà non paga, purtroppo, spesso e volentieri, il modo diretto di fare spesso e volentieri non paga. E nascono gli haters sono persone da niente, sono persone piccole, piccole, vero Chiara? Sono persone a cui insomma bisogna lasciare un po' il tempo che trovano. E purtroppo ultimamente sono diventati tanti, come tanti sono diventati i tuoi iscritti, vero Chiara? È un canale enorme, bellissimo, pieno di persone che ti vogliono bene, e tra quelle ci sono pure un po' quelli un po' meno piacevoli, ecco, come persone. Lascia perdere perché chi bullizza, chi fa cyberbullismo come chi fa bullismo tradizionale, è una persona da niente, è un hater qualunque che vive la sua vita triste da hater, e tu invece hai la tua vita bella, col tuo amore, col tuo mamma, con i tuoi gatti, con tutte le persone che ti vogliono bene. Piccolo intervento questo qua per dirti Chiara, ti voglio bene, sei una persona come si deve, divertente, piacevole, continua così, sbattiti nelle palle delle persone da niente, alle persone da niente, cosa posso dire? Ciaone. Ciao a tutti e alle persone, quelle invece belle, fighe, come piacciono a me e a Chiara, state bene. Nel 2018 abbiamo ancora forme di bullismo che si stanno manifestando sul web. Diciamo basta, smettiamola, usiamo il cervello e ragioniamo. Quindi forza Chiara e basta con i bulli, veramente avete stancato. Ciao Chiara, volevo mandare anch'io il mio messaggio e dire no al bullismo. Basta bullizzare le persone. Anche io sono stata offesa nei commenti da persone che neanche mi conoscevano.
neanche ci conoscono e queste persone purtroppo ci giudicano da non so che cosa. Quindi no al bullismo, basta, grazie. Ciao a tutti, io mi chiamo Marisa e sono un'amica fan sostenitrice di Chiara. A dire il vero l'ho conosciuta parecchio tempo prima che iniziasse tutto sto caos mediatico contro di lei. Volevo velocissimamente e brevissimamente invitare gli haters e chi ha sempre qualcosa da dire contro a darci un taglio, basta. Non se ne può più, sono 6 mesi, 7 mesi. Questo è puro bullismo. Pure cyberbullismo, basta, finitela, perché alla fine una persona ha anche una sensibilità alle proprie fragilità e voi la state proprio atterrando, finitela, c'è un limite a tutto, la sopportazione non può essere eterna e Chiara non merita questo perché è una brava persona, una brava ragazza, ha messo le sue colpe e adesso vuole solamente vivere tranquillamente con il suo Davide. Lasciate in pace Chiara. E quindi niente, vi invito ad essere tutti più tranquilli e lasciare in pace Chiara. Lasciatela vivere serenamente con la sua famiglia, con i suoi cari e basta. E quegli altri che si facessero il loro canale, che si facessero i loro contenuti e basta. Siamo tutti grandi e vaccinati, basta. Che cosa sono queste cose? Finitela. E niente, continuiamo a seguire Chiara che se lo merita perché è una gran bella persona. Ciao a tutti. Ciao a tutti, io sono Daniela, amica di Chiara e Marisa, e sono qui per dare il mio supporto a Chiara. Chiara, ricordati che siamo in tanti, ti vogliamo bene, ti sosteniamo, ti apprezziamo e personalmente ti ringrazio per le chiacchiere, per la compagnia, per la positività. Ti voglio bene. Ti supporterò sempre, siamo io e Marisa e te, le tre dell'Ave Maria, e quindi ricordati di noi se hai bisogno, ma soprattutto ricordati di chiudere la porta a tutte quelle persone negative che stanno facendo e hanno fatto bullismo. Stop al bullismo, è una perdita di tempo, di energie e fa male alle persone. Io spero che questo finisca. Se non fosse così, Chiara, ricordati, chiudi la porta e non permettere a nessuno di rovinarti giornate e umore. Non ne vale la pena. Stop al bullismo e buon pomeriggio a tutti. Ciao, io sono Sifi 1986, per chi non lo sapesse o chi gliene fregasse qualcosa, di nessuno. E ho voluto partecipare anch'io a questo video per il semplice motivo che mi sono rotta le balle di tutta questa gente che si diverte a fare video contro altre persone per portarsi un po' di visualizzazione, per portarsi un po' di iscritti, su che cosa? Su cose magari non vere, su cose modificate a loro piacimento, su cose di cui non gliene dovrebbe fregare un cazzo, però loro ci devono mettere bocca. Cioè, il web non è fatto per questo, soprattutto YouTube lo stiamo usando male. Quindi, per favore, basta il bullismo, basta video contro Chiara, anche perché Chiara, se ha fatto qualcosa di positivo o negativo, va a seconda del proprio gusto personale, non l'ha fatto comunque a voi, voglio dire, cosa ve ne frega, che motivo c'è di fare il video? Chiara d'Alessandro, ecco che cosa ha detto, Chiara d'Alessandro, ecco cosa ne penso, Chiara d'Alessandro, pezza di merda, basta! Basta, lasciatela in pace a lei, come tutte le altre persone vittime di cyberbullismo, perché cyberbullismo non è che sia tanto meglio del bullismo, semplicemente è virtuale, però alla persona i danni arrivano tanto quanto. Quindi per favore basta, ognuno pensi agli affari propri, e parli solo in caso sia coinvolto personalmente, ma anche no, perché volendo queste cose si possono risolvere privatamente. Cioè c'è un disguido con Tizio, parli con Tizio, non riesci a trovare una soluzione, ciao, ognuno per la sua strada. Che bisogno c'è di fare il video? Basta, iniziamo tutti a ragionare così. Secondo me YouTube girerebbe molto 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 meglio, perché veramente sta diventando forum, cioè non se ne può più, ognuno pensasse per i fatti propri. Grazie, ecco. Approfitto di questo spazio per dire il pensiero che ho già detto 1000 volte anche sul mio canale, ma lo voglio dire anche qua. Bene, questo è tutto e ciao dalla fine. Ciao, allora faccio questo video perché una mia cara amica gli stanno veramente succedendo cose brutte, ok? È vittima di una cosa chiamata cyberbullismo. Cos'è? Semplicemente voi tested, che non si può dire, cosa fate? Andate a insultare senza una ragione plausibile, senza senso, una persona
tanto così, per divertimento, ragazzi. Piantatela, per favore, Chiara. Te, vai avanti, non ascoltarli. Cazzotene. Tanto, lo sappiamo tutti e due, sei una ragazza forte, come lo sono io, ne sono uscito. Ero anch'io vittima di bullismo, quindi ne sono uscito. Guardatemi adesso, ho un canale, costruisco cose, mi piace, mi diverto. E la gente mi apprezza per quello che sono e per quello che faccio. Detto questo, Chiara, anche te. Testa alta, mandali tutti a quel paese e ci vediamo appena possibile. Ciao! Ciao a tutti, io sono Giulia del canale Queen Bee. Volevo dire a tutti quanti di farla finita con questo bullismo. Ragazzi, per favore, piantiamocela di fare bullismo, cyberbullismo, tutto ciò che possa fare comunque del male gratuito ad altre persone. Sono stata vittima qui su YouTube in prima persona di bullismo. Mi hanno sempre attaccata, presa in giro, additata ad allusioni molto scomode, eccetera eccetera, e so quindi cosa si prova essere bullizzata e star male qui sul web. Questa cosa che sta succedendo la trovo veramente una cosa poco carina, perché nonostante ognuno di noi abbia le sue idee e i suoi pensieri, giusti o sbagliati che siano, penso non bisognerebbe mai arrivare a un tale punto dove si istiga addirittura all'odio, alla violenza, al suicidio e cose del genere. Quindi mi raccomando ragazze, per favore, ve lo dico con tutto il cuore, basta bullismo. Tesoro, mi raccomando, fatti forza, non farti mai abbattere da nessuno, vai avanti per la tua strada, un bacione. Ciao a tutti, sono PescioMakeup89 e anch'io dico stop al bullismo. È vero, Chiara ripetutamente ha sbagliato, ha avuto dei comportamenti abbastanza discutibili, ha detto qualche bugia, però ora è il momento di dire basta, basta a questi bulli che da mesi tormentano Chiara e diffamano su tutti i fronti della serie. Hanno preso una sua bugia e l'hanno trasformata in una bugia elevata all'ennesima potenza, per cui poi comunque conoscete la storia, quindi non mi dilungherò oltre, dico solo stop al bullismo, basta, basta fare gruppo, basta bersagliare le persone, stop.